Sapete cosa ho notato? Molti tecnici e operatori del settore credono che sia sufficiente iscrivere riserva, faccio per dire, sul verbale di ripresa dei lavori, per blindarsi da eccezioni sulla validità e legittimità delle richieste. Non è così. Anzi, c'è da prestare molta attenzione quando si assume l'incarico di redigere e gestire le riserve in seno ad un appalto pubblico. Innanzitutto, cosa sono le riserve? Con questo istituto, l'appaltatore evidenzia all'amministrazione il proprio dissenso in relazione ad un fatto tecnico-economico che si è verificato nelle more dell'esecuzione. Si tratta di contestazioni. Una volta sottoscritto un documento con riserva, si avvia un articolato procedimento che di fatto conduce alla formulazione della domanda da parte dell'appaltatore. Quindi attenzione, l'iscrizione della riserva non è il punto di arrivo, ma un punto di partenza. Bisogna infatti tenere presente che se le riserve non vengono reiterate nei documenti successivi, si decade dal diritto che si intende far valere. Ad esempio, l'appaltatore che ha iscritto una tempestiva riserva, ma non l'ha reiterata in sede di conto finale, così omettendo ogni contestazione, decade dal diritto che intende far valere. Questa omissione, il mancato reiterare le riserve, è incompatibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata dall'appaltatore, derivando dalla mancata contestazione una presunzione di accettazione del conto finale.